Allora, piccola Ciro, il tuo caro Star Sun sta arrivando. Eccomi qua. Star Sun, sei venuto? In che modo? Comunque. Mi dispiace, non volevo che tu mi vedessi in questo stato, ma eccoci qua. Speravo tantissimo potessimo tornare a casa assieme oggi. Ti va? Sembra che Ciro voglia tornare a casa. Andiamo. Grazie, sei sempre così gentile con me. Voglio allontanarmi da scuola il prima possibile. Andiamo. Come vuoi. Guarda, lo sapevo che adesso si fermava proprio qua e che qualcuno viene a rompere le balle. Eccolo. Ma porca troia. Fantastico. Perfetto. Ne dubito. Forse vuole solo chiarire la questione. Vedrai che ci aiuterà. Ma certo. Ti puoi fidare di lei. Perché sì, dai. D'altronde. Dopo dite. Allora, Mitsuru, che c'è? E per i soldi scomparsi. Però tu non puoi certo credere a questa storia. Ora interveniamo noi. È troppo confusa per rispondere. Lo so, te l'ha chiesto a te. So che puoi farcela. Devi dirglielo tu. Devo farmi coraggio. Sono stata io. Brava. Non sono stata. Le labbra di Chihiro tremano. Ma, sodaro. Ma certo, perché non dovrebbe. Esatto. Grazie, Mitsuru. Lo so, purtroppo la gente deve parlare. E anche come brava persona. Ma certo. Come quando lavoriamo. Già. Non ti preoccupare. Andiamo a risolvere la questione. Che starete da soli? Eccolo, appunto. Noi viviamo già assieme, d'altronde. Non posso permettere che stiate da soli. Brava. È perché non vuole che stiate da soli, ecco perché, ragazzi. Cioè, dai. Che poi lui è lo stesso professore che ha creato casini con Fuka. È sempre lui, Che poi... Sì,
Non vorrei dire, ma da questa prospettiva e il tipo di taglio di mento, capelli, vestiti che gli hanno fatto, sembra Mads Mikkelsen quando fa Hannibal. Quasi quasi me lo riguardo. Shukin Bukuro. Kichinto setsumei shite kudasai. De nai to. Sumanai. Watashi ga. Cosa ha fatto stavolta? Senpai ga. Ya, jitsua na. E poi? Per tutto questo tempo? Eccolo. E mi metta 10 il prossimo voto. Vabbè. Sore demo kyoushi ka. Ma porca troia, che cattiveria. Lo so. Che tra l'altro in realtà non è lo stesso professore di Fuka, ho sbagliato. L'ho visto dopo, era il modello che mi ha confuso. Se volete scusarmi. Senpai. Senpai, kocchi desu. Oh, addirittura sul tetto. Tutti e due da soli carini, piccini, picciò. Otoroiteru desu. Shokuin shitsu ni donarikomu nante. Sore ni shitemo. Quanto è contenta lei comunque. Quindi sei colpevole. Che ti prende? Sono stracontento che finalmente stia ridendo per qualcosa che ha fatto solo lei. Sì, me ne sono accorto. Lo so. Chihiro sfoggia un sorriso rinfrancato. Oh. So già come andrà a finire. So già cosa sta per succedere. Non voglio decidere adesso. È troppo presto, il mio cuore non è pronto. Lo sta per dire. Prepararsi all'impatto. Daisuke. Mi conviene scegliere attentamente le parole. Vorrei dirle di sì, ma la verità è che a questo primo giro ho scelto qualcun altro. Ti amo anche io, Chihiro, ma non in questo universo. Ti chiedo scusa. Lo so, ti prego, non mi guardare così. Ma certo che possiamo. Certo, però... Quanto c'è rimasta male, poverina. Io lo so che l'ho appena spezzato quel cuoricino. Lo so, ma certo. Certo. Lo so. Lo so, hai ragione. Certo che vuoi stare da sola. È corsa pure via. E sono tornato da solo. Ditemi.
Mau. Natsuyasumi ake ippatsume otsukare san to. Futari tomo chōdo yokatta kamo. Chōdo? Esatto. Ne Fuka, I guess dou natta? Che è successo? Dou kana? Oh, che carino. Che viene a scuola con noi, certo. Ma certo che è d'accordo, è talmente un coglione, mamma mia, quello lì. Communication fuka no takai basho de no katsudou ga kyoumi bukai. Non è, è da lui, palesemente, proprio. Ma ok, deten nara ii kedo sa. Sore ni kekko niatteru shi. Quasi. Junpei vuoi essere menato, poverina. Fuka-san ni souchaku shite itadaita gakuen yō meisai wa kanpeki de. Mi mentico. A parte per le mani, però quelli sono dettagli. Beh, oddio, dipende. Ok. Allora, ascoltami Yukari, peggio che avere Teddy a scuola, non può succedere nulla. Brava. Lo sapevo. Tu non puoi, mi spiace. Ah. Lo sapevo, poverino. Oh. Ed ecco il pacco, madonna mia, da quanto tempo è qua, scusami? Non so, oh no, non sono andato in infermeria. Oh, aspetta un attimo, chi l'aveva vista questa? C'era talmente tanta luce. Al momento l'arcano della temperanza potrebbe aiutarmi a crescere ancora. Sembra di ottimo umore, forse posso ricevere la lezione di approfondimento. Senza alcun motivo allora. Perfetto, coraggio aumentato. Ok, magari le prossime volte verremo qui a farci fare una lettura delle carte. Ok, per fortuna abbiamo recuperato. Riduce l'attacco di tutti i nemici e aumenta l'attacco del gruppo. Niente eccezionale, ma comunque non lo disdegniamo. Una domanda, Phoenix-san. Perché Koromaru non viene a scuola? Non capisco perché a me è permesso, mentre a Koromaru-san no. Per buon senso. Una tacita intesa non presente nel regolamento scolastico. Hai risposto alla mia domanda, ti ringrazio molto. Grazie a te. Oh, piccolino. Lo so, mi spiace. Quindi stasera nessuno ha interesse, vero? Non c'è nessuno da nessuna parte. Certo che la sera, ora come ora, è veramente povera di contenuti, eh? Quasi quasi. Mi guardo il forum di Watodai. Onici, ametista, turchese e malachite. Mi venderai prima o poi il diamante, gli smeraldi e tutto il resto, vero? Ma questo fermaglio di platino servirà a qualcosa? Posso comprarne più di uno? Sembrerebbe di no. Probabilmente sarà una richiesta di Elizabeth, però teniamocela comunque buona. Il Gyudon autunnale, 50 HP a tutti gli alleati. Beh, wow, che spreco, eh. Sono robe uniche, meglio prenderle lo stesso. Raccolto abbondante, perfetto. Generale Sengoku, insegna come pensare meglio, ottimo. Beh, prendiamo tutto. Allora, quello del contadino sicuramente non è male, però anche il Kroneki Sengoku sembrano interessanti. Beh, d'altronde non abbiamo molto altro da fare. Mutazzo è finito, Tanaka è finito. Nessuno oggi ha voglia di fare nulla. L'arcano della temperanza potrebbe aiutarmi a crescere ancora, lo so. Quindi stasera potremmo, invece che usare qualcosa di questi, sfruttarlo per aumentare una statistica. Beh, maestro del rimorchio sembra interessante. Aumenterà sicuramente il fascino. Maestro del rimorchio sembrerebbe un gioco in cui devi parlare con 108 personaggi differenti. L'amore non conosce limiti. Anche tu inizierai una relazione. Beh, certo. Penso che sia un gioco di simulazione romantica e dovrei cercare di dare la risposta che renderebbe felice l'altro personaggio. Alla fine ho stabilito una relazione con un cane di 15 anni. Ora sento di trasmettere il mio fascino a chiunque. Eh beh certo, come no? Ovvio. Ci ho sperato onestamente. Però va bene così, dai. Oh, capisco. Durante il giorno il tartaro ha questo aspetto. È una scuola al momento.
Capisco, lo registrerò nel mio banco dati. Brava ragazza. Vi presento la nuova ragazza, eccola qui. Hai. Aigis desu. Minasama, hitotsu yoroshiku onegai itashimasu. Hai. Aigis-san. Mezureshii onamae ne. Brava Maya. Hoka ni tokkyū jikou wa? Da. Hitogata. Eh beh certo. Ah certo. Grande Maya. Qui. Guardalo. Proprio davanti a quel ragazzo carino emo. Beh certo. Chi prima arriva, certo. Brava. Oh. Ma dai. Esatto, stai buona. Siediti. Non fare la gelosina. Porca miseria, sei incazzata. È stato un po' eccessivo, Yukari, te lo vorrei dire. Chi è che scrive? Il messaggio da parte di Sanada. Stasera ci vediamo? Dopo scuola devo occuparmi di una cosa importante e vorrei che venissi con me. Ti aspetto al cancello principale. D'accordo, capo. Forse andiamo a parlare con Shinji. Forse. O forse è il suo confidante, quello lì ancora con i tizi che lo vogliono menare. Dovrò incontrarmi con lui. Va bene. Ehi. Certo, andiamo. Dove andiamo? Shinji, perfetto. Quindi dobbiamo convincerlo. Ehi, t'a posto? C'ha ragione, sei un po' pressante. Che cosa abbiamo scoperto a questo giro? E lui li conosce, ovviamente. Lo diventerà, invece. Che è un evocatore. Ed è pure bravo, pensa. Sua scelta, ha voluto lui entrare. D'accordo, ritorno. Bravo ragazzo. Sì, e sono pure bravo, quindi puoi affidarti. Non lo so. Onestamente, per me stesso. Immagino di sì. Un nuovo alleato si è unito al gruppo. Shinjiro Aragaki è un anno più grande di me perché abbia già vissuto nel dormitorio. Nonostante sia avvolto nel mistero, sembra essere affidabile. Speriamo. Chissà che armi usa. Onestamente non saprei. Bentornato. Oh, salve. Quindi è già qui con noi? Aigis, ciao. Ehi, ciao. Sembra che lavoreremo insieme d'ora in poi. Ma per oggi resterò in disparte. Domani sarò pronto, quindi chiamami quando vuoi.
D'accordo, capo. A quanto pare non ho più niente da dire sulla forza del gruppo. Ma tu non ti sei ammollito, giusto? Non vedo l'ora che arrivi la prossima luna piena. Cavolo, sei sempre il solito. Sono felice di riaverti con noi, ragazzi. Ma ammetto che mi incuriosisce sapere cosa ti ha spinto a riprendere in mano l'evocatore. Qualcosa deve averti scosso dal profondo. Tuttavia, non ficcherò il naso. Lo apprezzo. Magari un giorno mi sentirò di dirtelo. Bravo ragazzo, comunque. Cupo, tutto quanto, però in realtà, bravo. Quindi, questa è la seconda attività che possiamo fare con Aegis. Leggere. Beh, Aegis è sicuramente un ottimo compagno. E aumentare le sue probabilità di fare qualsiasi cosa, sicuramente va benissimo. Quindi, Shinjiro, eccolo qua, livello 39. Non è sotto praticamente a nessuno. Persona, ok, è praticamente uguale a quella di Akiko, solo che ha il cannone qua nel mezzo ed è su un cavallo. È una persona anche lui da colpo. E sembrerebbe essere una persona d'attacco fisico. 42 di forza. Carica sanguinaria, consuma HP per aumentare la chance di critico e danno al prossimo attacco fisico. Beh, abbastanza rischioso, ma ci può stare, anche perché non ha nessun tipo di debolezza. E la sua teurgia furia sanguinaria ignora le resistenze. La sua determinazione si accende se ha meno della metà di HP. Uno gli SP, l'altro gli HP. Ci sta. Beh, è più facile consumare HP che SP fra un po'. E la sua arma è un'ascia. Quindi la cosa ovviamente più utile è aumentargli gli HP, se non addirittura mettergli rigenerazione. Sai che effettivamente sia fra lui e Aegis rigenerazione è una bella scelta. D'accordo, passiamo un po' di tempo assieme, Aegis. Sono felice che tu sia qui. Sei disponibile stasera? Ho preso in prestito il libro della Yakuza della biblioteca. Stavo cercando del materiale sul combattimento e mi hanno suggerito questo. Sembra fornire informazioni sulle tattiche di combattimento, nonché presenta il giusto approccio alla battaglia. Potrebbe farmi ottenere del fascino. Abbiamo capito che la statistica che aumenteremo a questo giro sarà il fascino per prima. Tuttavia ci sono degli elementi che non comprendo appieno, ma tu potresti essere in grado di aiutarmi a capire. Ti andrebbe di provare? Ma certo. Hai la mia gratitudine. Abbiamo un solo libro. Aprilo bene in modo che entrambi possiamo visualizzare i contenuti. Tu non puoi scaricare la versione digitale? Cosa vuol dire? È un segreto, ovviamente. Brava che l'hai capito. È probabile. Ma certo, andiamo avanti. Basta che non dici cazzate come Junpei. Certo, vai a prendere il prossimo e lo leggeremo ancora. Fascino aumentato. Andiamo a dormire allora. Beh, non è proprio il termine adatto, ma va bene.